Bentornati ad Astro TG. Questa sera ci occuperemo del ruolo di alcuni asteroidi in aspetti planetari che stanno caratterizzando questo periodo. In particolare avremo il passaggio dell'asteroide Cerere in congiunzione ad Urano nel Toro, ai quali domani si unirà anche la Luna, in perfetta congiunzione. Poi avremo la congiunzione di Pallade Atena su Nettuno nei Pesci ed infine il passaggio di Giunone nel Sagittario congiunta al nodo sud. Ma vediamo che ruolo possono avere gli asteroidi in questi momenti e in questi aspetti. Innanzitutto l'asteroide Cerere, che ci ricorda il mito di Cerere Demetra, rappresenta la parte nutritiva del femminile e quindi tutto quello che ha a che vedere con nutrimento, accudimento, abbondanza, con tutto quello che è l'ambito agricolo. Ovviamente in congiunzione ad Urano nel Toro ci porta ad un nuovo tipo di agricoltura, nuovo tipo di nutrimento, green economy, e quando arriverà il transito della Luna domani, insieme a questo pianeta, a questo asteroide, proprio in perfetta congiunzione, ci aspettiamo delle notizie interessanti sul fronte della nutrizione, la nuova nutrizione. Questo potrebbe riguardare, ad esempio, l'utilizzo di insetti nell'alimentazione, che è già stato approvato dalle istituzioni europee, ma potrebbe anche riguardare qualcosa che ha a che vedere con un nuovo modo di vedere l'agricoltura, nuovo tipo di produttività, oppure tipologie di nutrienti e di alimenti che vengono coltivati in modo del tutto tecnologico grazie ad Urano. Comunque sicuramente ci sarà qualcosa che avrà a che vedere con la nuova ecologia e con il nuovo modo di nutrirci ed alimentarci. D'altra parte invece Pallade Atena, che rappresenta lo spirito indipendente, la parte mentale del femminile, ma non solo, anche la parte del femminile che abdica a se stessa per entrare in un mondo di uomini, congiunta a Nettuno nei Pesci, porterà sicuramente qualche tipo di manipolazione o comunque qualche personaggio femminile mostrerà il proprio volto nell'ambito politico, sociale, ideologico in mondi prevalentemente maschili e molto probabilmente potrebbe esserci di nuovo un passaggio in TV di Greta, oppure qualche personaggio della politica, dello spettacolo o della spiritualità che insieme a Nettuno porterà alla luce qualche manipolazione, perché sappiamo che Nettuno è sempre pianeta del sogno e della manipolazione, e il suo transito nei Pesci, che sono il suo domicilio, porta un'amplificazione dell'idealismo, del sociale, di tutto quello che riguarda la collettività. Ma siccome Pallade Atena, che si congiunge, è anche la strategia e la stratega, tutto questo potrebbe rispondere ad un disegno che, grazie alla quadratura perfetta di Mercurio dal segno dei Gemelli, che è il suo domicilio diurno, porterà problematiche di comunicazione e forse qualche cosa che è stata ordita verrà scoperta, uscirà alla luce del sole. Inoltre, il passaggio di Giunone nel Sagittario in congiunzione al nodo sud racconta un'altra storia ancora, e cioè Giunone rappresenta il ruolo femminile nella famiglia, nella coppia, come antagonista del maschile e colei che si deve fondere con esso. Passando sul nodo sud, che rappresenta ciò da cui veniamo, da cui proveniamo, potrebbe dare un impulso a una ridiscussione dei ruoli femminili all'interno della coppia, oppure in questo momento di grande sconvolgimento potrebbe portare notizie a proposito di una donna straniera che in Italia è scomparsa
proprio per aver rifiutato il suo ruolo tradizionale della propria cultura e il suo ruolo tradizionale di moglie e aver rifiutato un matrimonio combinato. Ci attendiamo notizie su Saman per domani e per i giorni a venire. Sicuramente il passaggio di Giunone sul nodo sud porterà una ridiscussione dei ruoli e una innovazione di quello che è l'intesa dell'idea proprio di coppia. Ovviamente sull'asse gemelli sagittario tutto questo avrà a che vedere con la comunicazione, quindi ci potrebbero anche essere delle recrudescenze tradizionaliste in alcuni paesi, per esempio anche europei. Sto pensando alle discussioni che ci sono in Polonia sull'emancipazione femminile proprio in questo momento. Quindi ricapitolando, dal Toro Cerere insieme ad Urano e congiunta alla Luna, un nuovo tipo di nutrizione, un nuovo tipo di alimentazione, un nuovo tipo di agricoltura molto tecnologica e sicuramente una svolta. Dai Pesci, Nettuno congiunto a Palla di Atena, manipolazione anche mediatica o comunque ideologica da parte di forse una figura femminile o comunque qualcuno estremamente strategico che sfrutterà questa congiunzione con Nettuno, che però disturbato da Mercurio in Gemelli in quadratura avrà difficoltà comunicative in questo ambito. E per finire Giunone che si congiunge al nodo sud, una riconsiderazione del ruolo femminile all'interno della coppia o notizie, problemi, novità su i casi celebri che trattano proprio di femminicidi, di evoluzione dell'idea di famiglia, dell'idea di coppia, dell'idea del ruolo della donna nella coppia. E per questa sera con Astro TG è tutto. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!